a tutti. Oggi preparerò dei fagottini con la Nutella. Sono dei dolci che vanno bene per la merenda, ma anche per la colazione, soprattutto ai bambini. Gli ingredienti sono molto semplici. In una ciotola metto 250 g di farina. Aggiungo 250 g di mascarpone. Poi amalgamo, incomincio a amalgamare il mascarpone. 3 cucchiai di zucchero abbondanti. Infine, mezza bustina di lievito. Un pochino a occhio, tanto se poi ce ne va un po' di più. Ecco, mezza bustina di lievito. E incomincio a amalgamare tutti gli ingredienti. Ci vuole un pochino perché non ci va né acqua né nulla, quindi con le mani bisogna cercare amalgamare bene il tutto. Piano piano si formerà una pallina che andrò a stendere con il mattarello. Ci vuole un po' di pazienza, ma piano piano arriveremo. Ci siamo quasi, eh? Ora aggiungo un pochino di farina perché è molto morbida, che almeno poi per stenderla si fa, è più facile. A questo punto aggiungo un po' di farina così la lavoro meglio. Formo un bel panetto e poi avvio a stendere. La lavoro un altro po' perché più si lavora e più la pasta viene unita. Qui con questo impasto dovrebbero venire almeno una ventina di fagottini, poi dipende dalla grandezza, uno li può fare un pochino più grandi, un pochino più piccoli, dipende un po'. Ecco, a questo punto via via io aggiungo sempre un po' di farina perché altrimenti rimane, poi si attacca tutto l'impasto. A questo punto ora prendo il mattarello, lo infarino un pochino, appena appena, e avvio a stendere. Circa la pasta dovrà essere stesa per 1 mm, che poi va tagliato tutto a piccoli quadri. Ci va messo la Nutella dentro e in forno. È una cosa abbastanza veloce. Allora, l'impasto è molto morbido perché con il mascarpone dentro
sicché bisogna stare attentissimi a che non si rompa, perché è un po' tipo la pasta frolla, però qui dentro non c'è burro, non c'è uova, solo farina, zucchero e mascarpone. Ecco, a questo punto ora come grandezza penso vada bene. Prendo un coltello e comincio a tagliare la pasta e a formare dei rombi. Metto un attimo di farina qui perché mi occorre, perché la pasta è molto morbida. E comincio a tagliare. Ho una grandezza così. Metto un po' di farina qui sopra in modo da appoggiare bene le strisce che poi andrò a tagliare. Attenzione che non si rompa, però tanto poi quando poi si preparano non si nota nulla, anche quando sono cotti. A questo punto ora cominciamo a la pasta ne in più, poi si riadopra dopo. Vediamo ora com'è la grandezza, perché allargo anche un altro pochino. Poi faccio tipo dei rettangoli. Li faccio un po' grandini oggi perché almeno faccio prima. Ecco. Vi faccio vedere i primi come si fa, poi dopo mi pulisco un pochino le mani. Ecco, con un cucchiaio prendo la mozzarella. Io faccio tutto con le mani. E si riempie, tanto dopo ha dentro l'impasto, quindi questo è il lavoro più lungo. Si chiude e viene tipo raviolo, fagottino, non lo può chiamare come vuole. In caso se è troppo alta la pasta la rilavoro un pochino col mattarello. Questo viene una forma diversa perché dipende come si taglia, ma tanto è uguale, sono bellini anche se vengono
diversi l'uno dall'altro quando sono cotti. Poi ora qui, siccome la pasta si è un po' rotta perché è morbido, io formo una pallina e dopo la rilavoro. Intanto però si fa questi. Pasta si mette qui, dopo la rilavoro un pochino. La pasta è come la pasta a frolla. Se si rompe, si rilavora e si riforma per benino. Questo si è un po' rotto, così, e ora aggiungo la Nutella. Cuocere ci vuole il forno 180 gradi per 20 minuti. A questo punto io ora accendo il forno, così si scalda. Vediamo anche questo. È un pochino giusto, voglio ammetterlo, però quando sono cotti ne vale la pena. È una cosa un po' diversa. Ecco, a questo punto ora accendo il forno a 180, quasi 200, 190 è meglio, almeno si scalda bene. Estremo la pasta dal forno perché almeno non si attacca. E li sistemo. Alcuni sono più grossi, altri più piccoli, però quando poi vanno in bocca sono buoni. Cerco di metterli tutti. Punto con una forchetta, mi chiudo ben bene in modo che la Nutella non esca. E così ora finisco anche questi, un pochino di farina. Ecco fatto, questi dovrebbero bastare per la prima mandanza, si vede come vanno, intanto poi, ecco questi, quanti sono? 4 e 4 8 e 4 12, 16, 17, 18, e con questa pasta avanzata io non la butto via, perché sennò ora vengono troppi, la sistemo bene in un foglio di carta da alimenti e la metto in frigo, così poi la posso adottare anche per altri tipi di dolci. Ci posso mettere dentro la marmellata o di albicocca o di pesca, vengono diversi. Ecco, questa ora no, questi per oggi bastano. Ho acceso il forno, 180-190 gradi, va bene anche 200, dipende dal tipo di forno che avete. Ha raggiunto già la temperatura e metto le nostre farine a cuocere. Normalmente in 20 minuti cuociono. Poi una spolveratina sopra di zucchero a velo e finisce. Sono cotti, se no diventano... Io li ho rigirati e si mettono un pochino a freddare.
Thank you.